fare per far luce il signore Cisci, il pandalò, ma io se non mi dava modo di stare. Laminazione dove ci vuole da una parte qualche giorno in più per far partire gli impianti, ma devono anche verificare, perché mi diceva anche Paini che c'è da verificare le billette perché non sono arrivate sta settimana. Comunque il dato questo è quello che ci hanno comunicato, verranno chiamati i lavoratori per il turno e quindi la settimana prossima la situazione si sblocca. Abbiamo fatto due parole sulle due settimane che sono passate, su queste noi ci siamo permessi di dire un po' di cautela, perché l'azienda diceva verifichiamo un contratto di solidarietà, dobbiamo verificare di farci dare uno strumento che permetta appunto il pagamento anche di queste giornate, che può andare bene il contratto di solidarietà se questo è possibile, piuttosto che qualche altro strumento, però riteniamo che sia da fare con tutta la dovuta calma. La questione vera adesso è quella che lunedì mattina la fabbrica è riaperta e penso che siamo riusciti ad avere portato a casa. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. Ci troviamo comunque. Dopo abbiamo chiesto all'azienda di trovarci comunque settimana prossima, mercoledì, perché non è che vogliamo che si termini qua il rapporto che si è creato tra noi. Ecco, ma farà anche la festa, a meno tira il fiato. RSU, stabilimento di Cerveno. Valgiovio Laura, segretario generale della FIM CISL. Del Vecchio Gianluca, segretario generale della FIM CGL Valle Camonica Sabino. Daniele Gazzoli, segretario generale della CGL di Valle Camonica e Sabino. RSU, Sellero, Privazione, FIOM. Una grande vicenda di molta tristezza e grandi sacrifici, ma una grande vicenda umana che lascia in tutti i lavoratori oggi una grande felicità e una grande gioia dopo giorni di amarezza, di tristezza, senza futuro e senza speranze. Una vicenda questa della Riva Acciai, soprattutto in Val Camonica, che ha coinvolto 440 persone dall'oggi al domani, lasciandole prive di tutto, mettendo non solo le famiglie e i lavoratori, ma un'intera società, quella della Valle Camonica, in difficoltà enormi. Io credo che i lavoratori oggi tocchino con mano un'esperienza con il sindacato per loro inedita, un'esperienza che loro fortunatamente non hanno mai conosciuto, ma hanno toccato con mano anche cosa significa stare insieme, vivere delle difficoltà umane con la solidarietà e in una comunità, vivere anche ciò che è il sindacato come loro portavoce.
Quindi io credo che da oggi comincia una nuova storia, comincia una nuova pagina per la Val Camonica, per i lavoratori, per le famiglie, per questa società. Hanno dimostrato i lavoratori più che altro che con la loro determinazione si riesce davvero ad ottenere i risultati, cosa che non era scontata, ci hanno illuso più di una volta. Abbiamo visto ogni giorno evolversi la situazione e non certo a nostro favore, perché la notizia di oggi ci ha tolto un peso a noi che siamo forse un po' più abituati per il ruolo che rappresentiamo, ma credo che davvero abbia tolto un peso ai lavoratori rispetto non solo ai 440 che qua lavorano, ma anche a tutto l'indotto della Valle Camonica, perché ci sono oltre 1000 lavoratori anche delle aziende collegate, ci sono quelli che erano i rischi della fornitura del materiale che qua viene fornito anche in aziende del territorio, ma non solo. E aggiungo che la dimostrazione l'abbiamo data anche a Verona in una manifestazione di tutte le aziende del gruppo. Abbiamo dimostrato davvero non solo che l'unità fa la forza, ma che quando evidentemente ci sono delle ragioni che i lavoratori portano avanti rispetto a quello che potevano essere scelte che non hanno deciso i lavoratori di creare questo tipo di condizione, noi pensiamo davvero che questo possa essere, per quello che ha rappresentato questa battaglia, ma per il futuro davvero una svolta. Non ci fermeremo qua, lo diciamo già sin d'ora. Il nostro obiettivo comune in questo senso è quello di far diventare il sindacato all'interno di questa azienda l'elemento di rappresentanza dei lavoratori, perché il sindacato non siamo né io né Laura né la FIM né la FIOM, il sindacato sono i lavoratori, noi siamo i sindacalisti e siamo i portavoce. Se loro dimostrano che evidentemente sono compatti e uniti, io penso che si possa cambiare anche alcune delle cose che qua dentro non andavano e che noi abbiamo denunciato anche nel passato. Io credo che sarebbe bello poi sentire le emozioni che suscita nei lavoratori, perché io la vicenda l'hanno raccontata loro, io posso solo dire cosa lascia a me da un punto di vista personale un'esperienza di questo tipo, di un incontro che sotto certi aspetti è stato complicato, difficile, una diffidenza credo reciproca all'inizio rispetto a una situazione che non si capiva che sviluppi potesse avere. E nel film di questi 15 giorni a me resta nel cuore e nella testa gli occhi e le facce che ho visto in questi 15 giorni, i cori e gli slogan di Verona, la commozione di qualcuno durante la visita dal vescovo, la preoccupazione ogni volta che c'era un'illusione che finiva male rispetto alla situazione, perché tre volte in questi 10 giorni ci hanno illuso che sarebbe arrivata la soluzione e non l'abbiamo vista. E non servivano le parole usciti da là dentro nell'incrociare gli sguardi e capire che stavolta è vero, lunedì tornano tutti al lavoro, noi torniamo all'ordinaria amministrazione e credo che è la cosa più bella che ci siamo meritati, ci siamo conquistati, e sono convinto che se ci si conosce così poi non ci si lascia. Innanzitutto vorrei ringraziare i nostri colleghi per la solidarietà che ci hanno dato, e soprattutto voglio ringraziare tutte le due confederazioni sindacali, la FIOM e la FIM, perché senza di loro sicuramente non avremmo raggiunto questo obiettivo, e anche tutte le istituzioni che ci hanno dato la loro solidarietà. Però vorrei fare anche un appello ai miei colleghi, perché purtroppo non possiamo pensare che lunedì rientriamo a lavorare e ci scordiamo che il sindacato ha fatto la sua parte. Se non ci fosse stato il sindacato dietro, bianco, rosso, giallo che sia, noi non avremmo raggiunto questo obiettivo. Io ho iniziato con la prima assemblea ringraziando soprattutto quelli che mi erano stati vicini, cioè tutti quelli che erano iscritti al sindacato, però adesso come adesso posso dire che posso ringraziare tutti, non solo quelli iscritti, perché ho visto che la solidarietà che c'è stata in questi giorni è stata una cosa eccezionale, me lo ricorderò per sempre. Grazie. Ci hanno dato una grande mano, sì. A differenza sì, magari di quello in cui siamo abituati di solito, sindaci, perché dobbiamo dire che sia la regione sia per quel che ha potuto intervenire il ruolo provinciale dei consiglieri provinciali, sia i sindaci, tutte le istituzioni, e dobbiamo dirlo tutti, credo nessuno di noi può negare
che come è stato unito il sindacato in questa vicenda, anche la politica non ha creato divisioni. Questo lo possiamo dire, credo tutti, sia la destra, la sinistra, i verdi, i rossi, qua tutti sono stati focalizzati sulla ripresa. Se magari fossero stati un po' più coesi a livello nazionale, la soluzione sarebbe arrivata prima. Poi la normativa del governo, del Parlamento, le normative legislative sono percorsi molto più difficili, però diciamo che sul territorio noi dobbiamo ringraziare l'unità che le istituzioni hanno avuto nel darci un sostegno. Adesso dobbiamo anche vedere cosa dice quello che è l'accordo, perché adesso poi capisco lo vedremo che, settimana prossima, esatto, credo che quando poi saremo al lavoro. Il nostro obiettivo sia anche quello di valutare che ci sia una continuità davvero per questi lavoratori e di non ricascare in quello che abbiamo già vissuto. Questo penso che sia l'impegno che come organizzazioni sindacali ci dobbiamo prendere. I sindacati sono stati vicino a noi e tanta gente che lavora con noi e tanta gente che ci comanda non c'è mai stata vicina. Io vorrei ringraziare loro. Grazie a voi, ve l'ho già detto. Grazie! Grazie! Grazie a voi! Noi ci auguriamo davvero che la solidarietà poi diventi il meccanismo che governi un po' anche le relazioni tra i lavoratori e con noi, in questo senso, per permetterci, come dicevamo all'inizio, di gestire anche il futuro, quello che sono le situazioni. La fiaccolata che abbiamo fatto, ad esempio, domenica, senza nessun tipo di vergogna, purtroppo siamo rimasti senza fiaccole, nel senso che ne avevamo portate 1000 pensando per la nostra zona che fosse un numero sufficiente, con la convinzione di portarne anche qualcuna indietro, no? Siamo rimasti senza, abbiamo dovuto purtroppo dire a qualcuno che non c'erano le fiaccole, perché l'adesione non è stata solo dei 440 lavoratori, ma ci sono state molte persone che si sono volute avvicinare, perché quella manifestazione non parlava solo dei lavoratori della Riva, ma noi lanciavamo un messaggio un po' più alto, siccome in valle come nel resto d'Italia si sta vivendo la situazione del lavoro, situazioni drammatiche, e soprattutto di lavoro non se ne parla mai a sufficienza o non è mai nelle agende, salvo quando capitano queste cose. Noi vogliamo che di lavoro si parli continuamente, che venga messo al centro il lavoratore anche nell'agenda politica, non solo quando capitano queste vicende, ma anche nelle situazioni normali. No, rispetto a questa domanda, che in un'altra situazione sarebbe stata forse poco usuale, in questa situazione, con questa popolazione, con queste famiglie, io credo che abbiamo toccato con mano realmente la partecipazione di tutta la popolazione a questo dramma che coinvolgeva centinaia di famiglie, perché sappiamo tutti, la focalizzazione era sui lavoratori di Riva, ma non dimentichiamoci che in valle ci sarebbero state centinaia di altri lavoratori che a catena sarebbero stati coinvolti da questo disastro, perché dobbiamo sempre ricordarci che qua eravamo in presenza di lavoro e di commesse. Non siamo in una situazione di crisi, non siamo in una situazione di carenza di lavoro. Quindi mi pare di dire che la popolazione ha risposto e credo che i lavoratori devono ringraziare veramente le famiglie che gli sono state vicine. Bravo. Poi lei... Tre sono stati i momenti di sconforto, tre. I primi due li ha citati il lavoratore quando il governo ha detto interveniamo con un decreto, commissariamento, il secondo con Zanonato che ha detto lunedì entro sera faccio il decreto e il terzo è stato quando sembrava che il GIP sbloccasse il tutto, poi invece ha riposto nuovamente paletti che hanno ostruito la vicenda. Questo è stato il momento secondo me più difficile in assoluto. Tra l'altro non possiamo nascondere che io e Luca mezz'ora prima stavamo discutendo quali iniziative di lotta proporre ai lavoratori stasera, per domani, per domenica, per lunedì, per cercare di star loro vicino, tenere su la speranza, perché il rischio di una depressione sarebbe stato sconvolgente. Sul caschetto in questi giorni c'era una scritta barcollo ma non mollo, insomma abbiamo barcollato diverse volte in questa situazione e credo che abbiamo trovato
a volte ci siamo appoggiati un po' gli uni agli altri per trovare il coraggio, la speranza e la forza di andare avanti. L'abbiamo trovata tra di noi, il sindacato nei lavoratori e i lavoratori nel sindacato, che sono diventati una cosa sola probabilmente qui per la prima volta. E anche con una partecipazione del territorio, di tutto il territorio, l'hanno ricordato prima, è verissimo, le istituzioni a tutti i livelli, i sindaci in particolare, e credo anche tanti piccoli gesti da chi passava lungo questa strada dove passa la ciclabile, si fermava e lasciava una parola, diceva dai forza che vedrete che andrà a finire bene, piuttosto che a chi portava, arrivava portando una cassetta di frutta, una bottiglia di vino, qualcosa da bere piuttosto che una torta da mangiare, perché è stato, era un modo semplice ma di dimostrare una vicinanza rispetto al fatto che questa, la battaglia dei lavoratori della Riva per riavere il loro posto di lavoro, è stata anche ideologizzata come una battaglia della valle per provare a ripartire e costruire quel lavoro che dà futuro e dignità. E guardate, ve lo dice uno che a volte non ha troppa vicinanza, ma c'è stata una la visita del vescovo e ha usato delle parole in alcuni momenti molto particolari con alcuni lavoratori e ci ha ricordato di non farci rubare la speranza da nessuno, e dovevamo mantenere la nostra dignità, e la nostra dignità passava per il lavoro. Oggi ci siamo ripresi un pezzo di quella dignità. Abbiamo tentato di superare le difficoltà sapendo una cosa, poi io evidentemente poi lunedì si ritorna in fabbrica. E quando si diceva prima dobbiamo cercare di guardare anche al dopodomani, non solo a domani, questo è il lavoro che dobbiamo fare, anche perché io in valle si usa un po' magari partire da alcune analisi diverse da quello che magari può capitare normalmente, un po' anche per la nostra cultura, io vengo da questa valle, quindi siamo un po' gnucchi come si suol dire, però adesso io sulla questione magistratura sì, magistratura no, io parto da un ragionamento molto semplice: quando in Italia ci sono soggetti, non mi interessa se sono politici, imprenditori piuttosto che altro, che pensano che si possa evadere le leggi del nostro paese, io parto da lì, perché queste cose sono capitate perché nel nostro paese la libertà di impresa sembra che possa prevaricare ogni tipo di diritto o di dovere che abbiamo nei confronti del nostro paese, e questo credo che non possa essere accettato qui come altrove, perché se non ci fossero state alcune scelte noi in questa condizione non ci saremmo mai finiti. Quindi le scelte non le hanno fatte loro, le ha fatte qualcun altro, noi le abbiamo solo pagate, e oggi fortunatamente è un piccolo riscatto di una situazione che non avremmo voluto. Ecco, questo. Volevo solo ringraziare anche voi che avete dato visibilità al nostro problema. Se non ci fosse stati voi, probabilmente noi non avremmo mai avuto questa visibilità. Abbiamo portato il nostro problema, avete portato il nostro problema anche in tutta Italia probabilmente. Sono grazie all'associazione, del movimento dei lavoratori che gli ha chiesto di fare un